presidente del Movimento per la Vita di Senigallia. Ogni anno è sempre una bellissima occasione, quella della premiazione dei ragazzi che hanno partecipato al concorso. Sì. Come vanno le cose? Rispondono bene i ragazzi? Cosa significa per loro e per voi questa opportunità? Beh, per noi sicuramente è un momento fondamentale di arricchimento, perché si superano tanti pregiudizi a volte pensando ai giovani, sbandati, giovani ai margini che non partecipano alla vita, che sembrano praticamente anestetizzati a tante cose. Poi quando gli dai la prova concreta, quando gli dai fiducia, quando li metti di fronte a problemi così importanti come quest'anno era sulla procreazione, mi sono resa conto che loro forse hanno una visione privilegiata, perché sono figli ma già proiettati ad essere genitori, quindi come se avessero una doppia visuale e dico: io oggi sono figlio, ma se un giorno diventassi madre, diventassi padre, quindi si interrogano su loro stessi ma anche sui genitori, su come hanno vissuto. E quindi veramente è un'esperienza bellissima leggere questi temi, da cui veramente abbiamo tutti preso tantissimo, sia io e altri giurati della commissione. Veramente devo dire che ogni volta è un'esperienza molto toccante per noi. Il Movimento per la Vita esiste anche per creare cultura della vita. Questo penso che sia un metodo, una possibilità privilegiata per far ciò, è così? Direi proprio di sì, innanzitutto perché si entra nelle scuole e nelle scuole si ha l'opportunità di conoscere ragazzi di ogni tipo, di ogni pensiero, di ogni... Oggi poi, grazie a quello che sta succedendo, sono situazioni molto culturali, vengono da tanti paesi, hanno tanti punti di vista, ma anche i nostri ragazzi hanno tanti punti di vista. Come dicevo prima, c'è quello che protesta, c'è quello che invece si sente in difficoltà perché non riesce a parlare di se stesso, e lì veramente puoi incontrare tutti. È un luogo veramente, un agorà in cui tu puoi incontrare ogni persona e vedere che questi ragazzi hanno questa voglia di raccontarsi, no? Perché uno pensa per timidezza, a volte io sono un po' in difficoltà quando scelgo i brani dei temi, perché ho sempre violare magari una parte della personale, della privacy. Invece vedo questi ragazzi quando vengono qui, proprio hanno voglia, hanno bisogno di raccontare, quindi tu non violi la loro privacy, ma anzi proprio gli vai incontro, gli dici: mi interessa di te, io voglio capire cosa sei, cosa provi, cosa hai vissuto, di cosa hai bisogno, di cosa ti posso aiutare, perché loro hanno voglia di parlare, di incontrare la gente. Quindi lì è un luogo veramente privilegiato, e quindi un ringraziamento veramente a loro che hanno partecipato e naturalmente agli istituti e ai professori che si sono spesi tantissimo in tutti questi anni, quindi sono stati sempre i nostri collaboratori fondamentali. Siamo con Tommaso Mattioni, ha partecipato al concorso indetto dal Movimento per la Vita di Senigallia. Avevi mai pensato al tema che ti è stato proposto, procreazione assistita, temi etici, eccetera? Allora, sinceramente non mi aspettavo che mi fosse capitato un concorso a scuola che trattasse questa tematica. Sì. Però diciamo che già da autodidatta mi sono informato riguardo su questi temi, sia le teorie gender che cose simili, e quindi posso dire che mi è capitato, diciamo, il tema esatto. Perché su questa cosa sono fortemente contro, perché penso che sia una cosa sbagliata. Non si può comprare un bambino, come scrivo alla fine del mio testo, perché comprare un bambino è come comprare un amico. Sì, te lo puoi comprare un amico, ma non sarà mai un vero amico, sarà un amico falso. Stessa cosa un bambino: se una coppia si compra un bambino, non sarà un bambino suo proprio, ma sarà un bambino pagato con soldi. Cioè, ditemi voi se questo può essere veramente chiamata maternità. Secondo me è soltanto business per denaro e cose commerciali. Capita di parlarne di questi temi tra i tuoi coetanei? Sinceramente no, perché sono temi che non interessano ai ragazzi della mia età, come non interessano magari anche, ecco, il referendum che siamo andati a votare poco tempo fa sul sì e no. Sono cose che dice: ma sì, ma no, ma che te frega, tanto non riguarda noi, riguarda loro. Però siamo membri di una comunità e in quanto comunità tutti dobbiamo dare il nostro impegno per portarla al meglio. Non possiamo lasciare queste latrine in mezzo che stanno lì ad appestarla, diciamo. Un'ultima domanda, ma certo. In questo contesto più ampio della società che si interroga sulle cose fondamentali, a chi dai più fiducia? In che senso, scusi, non ho ben capito, cioè, la domanda. Alla scuola, alla chiesa, allo Stato, alle istituzioni, alla famiglia, agli amici. Come ho detto anche nella presentazione, io non sono né per la chiesa né per lo Stato, perché in quanto sei chiesa... Sei un anarchico. No, non sono neanche un anarchico, sono Tommaso Mattioni, quinta cucina alberghiero Panzini Senigallia.
Detto questo, non sono per la chiesa, primo perché quella signora là con i capelli rossi dovrebbe morire bruciata se fossimo nel 1500, sì. Quindi non possiamo dare sempre retta alla chiesa, questo è sbagliato secondo me. Non do retta allo Stato perché appunto quanto Stato, come possiamo vedere oggigiorno, non posso usare termini per scurrile, ok, non è molto positivo, mettiamolo così, non è sempre giusto e quindi non posso neanche seguire lo Stato. Sì. Chi posso seguire se non me stesso? Seguo me stesso, la mia mentalità mi dice che questa cosa è sbagliata, la maternità, l'utero in affitto è una cosa sbagliata e quindi è sbagliato. Ecco a chi dovrebbe. E questo è il pensiero di Tommaso, grazie mille. Prego. Anche voi siete state premiate, la cosa che mi ha regalato di più questa esperienza qual è? È stato il piacere di scrivere quello che abbiamo scritto, tirando fuori sul momento tutto quello che provavamo. Magari, cioè, avendo 18 anni non pensiamo spesso alla maternità, però nel momento in cui ci è stata posta questa domanda su cosa ne pensassimo dell'utero in affitto, penso che tutti abbiamo potuto dare il meglio di noi e della nostra essenza. Per te, Federica? Sì, confermo le parole che dice la mia compagna. Sì, adesso in questo mondo un po' confuso. Si può vedere che con questo utero in affitto si può risolvere, diciamo, alcuni dei problemi che le persone possono avere, però la vera cosa è crescere un bambino, vederlo sorridere, è l'emozione che ci trasmette, è quello che ci sentiamo dentro di noi. Un'ultima domanda rispetto alla parola che viene data ai giovani, voi vi sentite interpellati, ascoltati in questa società o... Oppure si fa tranquillamente a meno della vostra sensibilità e opinione? No, per me, anche se si vede un po' di meno, sì, c'è un'opinione, anche noi che abbiamo scritto queste dediche ci sono proprio venute da dentro noi stessi, quindi è proprio una cosa profonda del cuore. E pensi che se la società ascoltasse di più i giovani sarebbe cosa migliore? Funzionerebbe meglio oppure? Beh, oddio, sulla società che sto vivendo adesso forse no, perché con i ragazzi che magari fanno abuso di alcol, cose così, no, però ci sono alcuni ragazzi come noi che hanno qualcosa di più da dare. Grazie Federica.